Una buona serata a tutti dal Palestra di Siena, dove si è alzato il coro della verbena. Vince lo Sheriff 87-84. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Basket Time. Avete visto stasera anche la nuova sigla realizzata dai nostri tecnici, una nuova sigla che è stata bagnata, coincidenza o meno, però è stata una buona coincidenza, da una bella vittoria della Menzana. Ieri la Unsharing ha vinto per 86-75 contro Trapani, è stata proprio una bella partita, al di là del successo che è sempre importante, si sono viste giocate di un certo livello, si sta vedendo una squadra che partita dopo partita sta crescendo. Di questa vittoria e di questa squadra stasera parliamo con un ospite graditissimo, lo vedete inquadrato, Todor Radonjić. Buonasera. Giocatore della Menzana che è venuto a farci visita, e assieme a me stasera c'è Tommaso Mandriani. Buonasera Matteo, buonasera a tutti. Mauro Bindi non c'è, lo salutiamo, ma tornerà la prossima settimana. Allora, dicevo, grande vittoria, 86-75 il punteggio finale, è stata una partita dai due volti, un inizio come spesso è successo in questa stagione un po' difficile per la formazione di Paolo Moretti, che era andata sotto di 11 lunghezze, 30-19 il punteggio all'inizio del secondo periodo per Trapani, poi c'è stata una grande rimonta, la reazione propiziata da Moraes, da Packer, un po' da tutta la squadra biancoverde, soprattutto in difesa, e sorpresa da Janko Cepic, che ieri è stato utilizzato molto da Paolo Moretti e ha dato risposte decisamente importanti. All'intervallo 41 pari e poi il break decisivo nel quarto periodo, si è arrivati sull'80-70 a meno di due minuti dalla sirena, finita come detto 86-75, Moraes 25 punti MVP, 6 rimbalzi anche per il giocatore angolano, 6 rimbalzi a testa pure per Packer e Poletti, che rispettivamente hanno segnato 12 e 14 punti. È la quarta vittoria stagionale per la Unsharing, ma parliamone. Todor, che partita è stata? Ancora una volta un inizio un po' sofferto, poi però una grande reazione. Sì, all'inizio siamo partiti un po' male, siamo andati sotto 11, però poi dopo siamo stati pronti, siamo stati compatti, abbiamo fatto le cose che dovevamo e alla fine siamo riusciti a vincere la partita, che per noi è stata molto importante, anche perché giocando a casa davanti al nostro pubblico ci tenevamo a vincere. C'era un bel entusiasmo, no? Anche da parte del pubblico, un bel ambiente, quando la squadra cresce di tono in difesa il pubblico poi si fa sentire. Sì, sì, tanto ci hanno dato una grossa mano per recuperare lo scarto che avevamo all'inizio e niente, alla fine ci è andata molto bene, siamo felici comunque di condividere questa vittoria con tifosi. Tommaso, ho detto, è quarta vittoria stagionale, ci sono state delle situazioni anche tattiche interessanti, già la settimana scorsa avevamo parlato di questa supposta difficoltà di andare a inseguire Renzi, un pivot molto statico con dei lunghi un po' atipici come sono quelli della Menzana, in realtà poi piano partita, lo abbiamo detto anche in telecronaca, ha visto una scelta, che poi è stata la scelta vincente, di puntare su Moraes per chiamare fuori proprio Renzi, andare a attaccarlo e fargli spesso e volentieri canestro in faccia. È vero, uno dei temi in sede di previsione era probabilmente quello della differenza di caratteristiche dei lunghi di Siena, più versatili, mobili, e il lungo per antonomasia di Trapani, ovvero Renzi, che è un centro statico molto fisico. In realtà poi la partita ha detto che Trapani alla lunga ha pagato questa forse eccessiva staticità di un giocatore come Renzi. L'ha pagato innanzitutto in difesa, quando nei pick and roll di Siena Renzi teneva ovviamente per le sue caratteristiche a mantenere una posizione di contenimento, probabilmente lasciando troppo spazio a giocatori come Moraes su tutti, che nel palleggio, arresto e tiro in ritmo sono veramente letali, se non esci aggressivo sul pick and roll. Questo l'ha pagato contro Moraes, l'ha pagato anche contro Sanguinetti, soprattutto in un canestro decisivo nell'ultimo quarto, ma anche l'avrebbe pagato anche contro Tommy Marino se avesse avuto un po' più di precisione al tiro.
In quanto riguarda invece la difesa, probabilmente il momento chiave è stato comunque la soluzione dell'enigma della partita è stato quello del cambio difensivo sistematico, soprattutto nella seconda parte della partita, come anche poi sentiremo il coach che ha tenuto a sottolineare questo aspetto, un cambio sistematico che alla lunga ha logorato, diciamo, soprattutto quelli che erano le due principali bocche da fuoco, ovvero Rodney Clark e Andrea Renzi, soprattutto con il cambio difensivo giocatori come Peker o comunque il difensore del bloccante ha preso molto alto Rodney Clark, impedendogli di tirare come nel primo tempo, e Siena forse ha avuto anche un po' di fortuna perché Trapani non è riuscita a trovare invece Renzi, che molto spesso finiva contro un piccolo, in particolar modo Prandin. Todor, hai giocato 12 minuti ieri, sei entrato a partita iniziata, hai dato un apporto decisivo in certe situazioni proprio di anticipo in difesa, poi però ti sei fatto anche sentire in attacco, io ricordo un canestro importante nel finale della partita da 3 punti nella seconda parte, quindi è stata una prestazione più che buona la tua. Sì, infatti in difesa ho cominciato a marcare subito Clark e sapevo che avevo per me è stato molto importante fare bene perché comunque è un giocatore che comunque è molto pericoloso in attacco, quindi sono stato molto concentrato a marcare e limitarlo il più possibile. Poi abbiamo fatto cambio su pick and roll, quindi anche mi sono ritrovato comunque contro Renzi sotto, che riuscivo comunque a tenerlo un po' più lontano dal post basso. In attacco mi sono ritrovato con un paio di tiri e sono stato pronto lì a segnare. È dura tenere Renzi perché è un bestione. Sì, è molto 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 pesante da tenere, è molto forte poi. Allora, noi andiamo a vederci e anche a sentire, soprattutto, come diceva Tommaso, quella che è stata le dichiarazioni del coach della Menzano Sharing, Paolo Moretti, a fine partita. Oggi mi è sembrato importante fare i complimenti ai ragazzi, e lo faccio anche qua ufficialmente, perché oggi è la classica partita in cui il piano partita viene in un primo tempo in cui si esegue, ma lo si esegue senza il giusto atteggiamento, senza le giuste geometrie, senza la giusta aggressività, senza la giusta desiderio di strappare il pallone, l'azione, no? Il senso dell'azione dalle mani degli avversari, e parti male, poi piano rientri in partita, la riprendi, ma non incidi sul match tanto quanto poi fai nel secondo tempo, quando facendo le stesse cose senza cambiare una virgola lo si fa con più forza, con più vigore, con più desiderio, con più attitudine, diciamo noi. Io ho fatto un esempio all'intervallo che AJ Parker e Poletti avevano 0 falli. Non puoi difendere contro, non puoi fare una buona difesa se non vai tutte le volte al limite del fallo, perché vuol dire concedere a degli avversari bravi e quadrati e molto messi bene in campo come Trapani, vuol dire concedere tanti spazi, gioco, ritmo e quelle percentuali che poi sono venute fuori. Credo che 2 fattori siano stati determinanti nel secondo tempo: il fatto che noi abbiamo fatto tutto questo, come vi ho detto, con un atteggiamento totalmente diverso, e il fatto che il tipo di difesa che abbiamo concesso, che abbiamo messo in campo, ha logorato fisicamente i nostri avversari al punto che tutte le volte costringerli a degli uno contro uno con i cambi sistematici, sia vicino che lontano dal ferro, appena è rimasta costante la nostra intensità fisica per, diciamo, 25 minuti dagli ultimi 5 fino a poi fine partita, questo ha creato il gap nel momento cruciale, appunto quando poi noi siamo stati più lucidi, abbiamo avuto più energie da mettere in campo, e quando invece loro, i loro giocatori fondamentali, sono calati un pelino, si è creato il gap che ci ha consentito di portare a casa la vittoria. E per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché hanno capito, si sono concentrati, hanno messo il loro focus nel secondo tempo su quelle cose che dovevamo fare meglio di come abbiamo fatto nel primo tempo. Oramai siamo a 3 mesi che lavoriamo insieme, quasi 4, sta venendo fuori questo spirito, sta venendo fuori la giusta distribuzione, no? Come dici tu, dalle responsabilità, la condivisione di tutto, e devo dire
la seconda partita di fila speriamo che sia un buon segnale, che sia la continuità che stiamo mettendo, il togliere i canestri facili, le situazioni facili, insomma questo ti dà già più consistenza. In più stanno volendo anche l'armonia del gioco insieme. Devo dire che questo aspetto mi piace molto. La cosa che hai sottolineato tu mi piace molto, mi fa piacere fa partecipare tutti e tutti si sentono coinvolti e io spero che questo lo sentano, almeno da come stanno giocando, da come li ho visti, nel faccio che ho visto in panchina, credo sia abbastanza chiaro che anche i ragazzi si stanno divertendo a fare quello che stanno facendo. Queste le parole di Paolo Moretti dopo la vittoria della Menzana contro Trapani. Todor, Moretti ha parlato di coinvolgimento di una squadra che aveva bisogno anche di un po' di tempo per iniziare a trovarsi. Da questo punto di vista in effetti si sta vedendo una crescita partita dopo partita. Sì, infatti più tempo passa più ci conosciamo meglio e diciamo che adesso in questo momento la cosa che ha detto lui e voglio sottolineare, noi quando andiamo sul campo tutti insieme ci stiamo divertendo veramente tanto. Questo è molto importante. Noi Moretti lo abbiamo conosciuto qua a Siena da giocatore, parliamo di 30 anni fa, forse anche qualcosa di più, però molto probabilmente, questo lo chiedo a te, nel suo lavoro adesso di allenatore si vede il fatto che è stato un grande giocatore, cioè la conoscenza del gioco e probabilmente anche della psicologia dei ragazzi che vanno in campo e che allena. Sì, tantissimo. Dico che ci troviamo molto bene perché lui sa, ad esempio, in certi momenti come ci sentiamo, se deve darci del riposo, se dobbiamo lavorare di più, sa tutto quanto e sa gestirci molto bene. Poi Tommaso, poi ti faccio parlare, ci mancherebbe. L'abbiamo detto varie volte, no? Nel corso delle nostre telecronache, spesso e volentieri cambia tantissime situazioni durante la partita. A questo probabilmente non c'eravamo molto abituati nelle ultime annate, però tante letture che sta facendo poi alla fine sono quelle giuste. Guarda, per l'appunto mi hai letto nel pensiero perché era la domanda che volevo rivolgere a mia volta a Todor, approfittando del fatto che è qui con noi in studio. L'abbiamo detto io e te più volte in trasmissione, Moretti è un allenatore che sperimenta molto. Vediamo molto spesso nelle partite una girandola di cambi veramente molto, molto importante, con quintetti che cambiano in continuazione. Ieri sera a un certo punto ha fatto proprio 5 cambi nell'arco di pochissimi, di una manciata di secondi. È un allenatore che sperimenta molto anche per quanto riguarda il tipo di difesa, la tattica. Per esempio, l'abbiamo detto nella difesa su Rodney Clark, ha impiegato tu prima all'inizio, dopo Ranuzzi, poi il cambio sistematico. Ecco, com'è giocare per un allenatore che utilizza questa sperimentazione? Ma ti dico, molto bello, è il fatto che comunque cambia tante cose, ti fa crescere anche sul punto di vista personale, cioè come giocatore, capito? Cambiare delle cose tattiche, cose devi essere sempre concentrato e pronto, comunque se sbagli ti spiega, ti dice il motivo, come devi fare, comunque ti fa evolvere sul punto di vista da giocatore. Sta utilizzando anche tantissimo noi giocatori giovani, diciamo contro Casale ha giocato tantissimo Ceccarelli, ultime due partite Janko Cepic, che comunque ha fatto delle partite buonissime, quindi diciamo che su questo punto di vista è super. Andiamo a vedere un po' quello che è stato ieri, che è successo ieri in Serie A2 Girone Ovest, risultati e la classifica. Treviglio che batte nettamente 92-62 l'Eurobasket Roma, la vittoria della Menzana lo abbiamo detto 86-75, il successo esterno di Bergamo, la grande rivelazione di questo avvio di campionato a Capo d'Orlando 90-89, l'altra vittoria esterna di Biella a Legnano. Scafati, prossima avversaria della Menzana, ne parleremo, 102-92 ha vinto contro Latina. Casale che ha perso sul campo della Virtus Roma, e queste sulla carta sono le due squadre che potrebbero giocarsi il primo posto in classifica. La sconfitta casalinga di Tortona, che continua a non ingranare, 48-51 contro Rieti, e poi la vittoria di Agrigento contro Cassino 85-75. La classifica: Agrigento e Virtus Roma a 10, Bergamo, l'ho detto, sorpresa, a quota 8 assieme a Casale e all'Orlandina. A quota 8 dovrebbe esserci, per quelli che sono state le vittorie, anche la Menzana, che però sappiamo è partita da meno 3, quindi si trova a 5 punti in classifica.
5 punti che poi sono anche il margine sull'ultima piazza, Mezzana che in questo momento si trova a metà graduatoria. Tommaso, una battuta e poi andiamo in pubblicità. Al di là dell'ormai annosa questione della penalizzazione, ne abbiamo parlato tante volte, però sappiamo benissimo che insomma è un problemino per il momento, poi vedremo come andrà la stagione. È un campionato molto livellato, però mi sembra molto livellato verso l'alto. Molto livellato verso l'alto, sì, ci sono già, se consideriamo anche la Mezzana, almeno 6 squadre, se non sbaglio, che hanno già vinto 4 partite, almeno 4 partite in stagione, ma tutti gli anni più o meno ci ritroviamo a commentare un po' questo tipo di situazione per quanto riguarda almeno il girone ovest, perché a volte est invece succede diversamente. C'è molto equilibrio, ogni domenica bisogna stare attenti perché c'è il rischio di cadere su ogni campo, così come c'è la possibilità di ben figurare contro chiunque. Todor, Tortona a 2 punti non ce l'aspettavamo, conosci bene la società, però sono partiti piuttosto male. Sì, sì, infatti hanno fatto una squadra, diciamo che siamo stati tutti sorpresi dal loro inizio e anche adesso comunque stanno un po' in difficoltà, però comunque penso che piano piano, visto che ci sta anche l'allenatore nuovo, devono avere un po' di tempo per diciamo, creare delle cose e comunque penso che andranno meglio sul resto del campionato. Noi ci fermiamo, prendiamo una pausa, poi parleremo anche dell'esperienza di Todor Radonjić a Tortona, non soltanto quella, lo faremo nella seconda parte di Basket Time, ma fra poco.